Nel calcio siamo dei professionisti, quindi siamo dei professionisti, quindi mai dire mai in tutte le situazioni, anche perché ribadisco un concetto che deve essere chiaro. Io sono tifoso della Juve, sono allenatore della Juve, ma dovessi allenare il Milan e l'Inter, Conte sarebbe lo stesso. Forse a qualcuno non è chiara sta cosa. Diventare il primo tifoso del Milan, diventare il primo tifoso dell'Inter, della Roma, del Lazio. Io sono un professionista. Qualcuno ci gioca su questo per sminuire un po', magari per cercare di attaccarmi, o magari anche cercare di, tra virgolette, farmi odiare ancora di più dagli avversari. Ma io sono il primo tifoso della squadra dove alleno. Io sono stato il primo tifoso dell'Arezzo, sono stato il primo tifoso del Siena, il primo tifoso dell'Atalanta, il primo tifoso del Bari. Adesso sono il primo tifoso della Juventus. Un domani sarei il primo tifoso della squadra dove vado ad allenare. Ma questo deve essere chiaro a tutti perché sono un professionista, altrimenti vado con una bandiera in panchina, invece andare in panchina vado in tribuna. Cioè il comportamento, l'atteggiamento mio sarebbe uguale perché farei di tutto per far vincere la squadra per cui alleno. Questa che sia una cosa chiara per il presente e per il futuro. Insomma, queste le parole di Antonio Conte, le avete sentite a proposito della sua professionalità, quindi mai pensare che lui sia solo un tifoso della Juventus e per questo allena la Juventus, ma in futuro sarebbe il primo tifoso di qualunque altra squadra, un futuro che per il momento, insomma, non sembra lontano dalla panchina della Juventus. Avete visto che non è un infiltrato gobbo? È semplicemente un professionista, Antonio Conte. È semplicemente il miglior allenatore che si possa desiderare. Ecco perché io voglio Conte al leader. Poi rispetto anche l'opinione altrui. Poi c'è da dire che può anche, qualcuno può storcere il naso perché è uno juventino, un ex juventino, emblema della juventinità. Anche se ci ha litigato con questa dirigenza e con la società. Però non ditemi che è un infiltrato come Lippi, non ditemi che è un infiltrato come lo sta facendo Marotta, e non è neanche vero. Perché ragazzi, Conte è colui che ha riportato dopo gli anni della Serie B lo scudetto a Torino. Conte è colui che è riuscito a vincere uno scudetto con Matri. A me mi spiccia a casa, Matri. Mi fa le opere di giardinaggio, Matri, se viene a giocare a calcetto con me. In attacco, ok? È riuscito a vincere lo scudetto con a sinistra Estigarribia. Che fine ha fatto Estigarribia? Vende quei flauti, quelli elettrici peruviani fuori lo stadio. A destra Simone Pepe. Non so neanche che penso sia morto di overdose Simone Pepe. Quindi torniamo seri. Conte è tutto ciò qua, ed anzi è uno delle fondamenta da cui bisogna ripartire. E Spalletti, ragazzi, ha portato i risultati, bisogna dirlo, nel senso, a me non piace. Però lui manifesta l'interismo, Spalletti. Però lui manifesta anche ampissimi limiti. Non ci scordiamo che abbiamo meno punti dell'anno scorso. Sembra che stiamo facendo meglio perché la Roma sta facendo pena, la Lazio sta facendo pena. Pensate che il Milan è quarto, avendo perso una miriade di partite. Quindi sono gli altri che fanno schifo, ok? Quindi Spalletti non lo rinnegherò mai, nel senso non lo insulterò mai più, perché comunque ha dimostrato di tenerci all'Inter. Però ragazzi, Conte è uscito nell'ultimo europeo, è uscito imbattuto con un'Italia che aveva Zaza, De Negramaro, Pelé che faccio lo scavetto, infatti solo in Cina può giocare. Bisogna essere realisti, voglio una società, come direbbe Vasco, spericolata, spericolata. Rischi, ma quello è gobbo, non mi interessa, è il migliore sulla carta, lo prendo. Ma quello costa, quel giocatore X costa, ci passi, oh. Quel giocatore X costa 90 milioni, poi non so se non rende, abbiamo speso. Comprare, voglio un Inter spericolata. La razionalità è d'obbligo nella vita, negli affari, nello sport, ma l'irrazionalità ti porta a
a uno step successivo, a un livello successivo. Quindi voglio Antonio Conte, grazie Spalletti. Non basta solo Antonio Conte, ma sarebbe colui che farebbe rendere Politano meglio di quello che sta facendo, perché Politano, ragazzi, sapete, ero felice quando è stato acquistato. Ultimamente, esasperato dai pessimi risultati pre-derby, sono stato ipercritico nei suoi confronti. Però immaginate Giaccherini e Politano. Politano non ha nulla in meno di Giaccherini, che ha vinto gli scudetti con la Juve. E chi è che lo ha fatto rendere così? Di certo non il preparatore o il dopatore, anche quello nella Juve. Ma Antonio Conte, altrimenti non si spiegherebbe l'esploit dei vari Pellè in nazionale, Darmian in nazionale, che poi li vai a vedere nelle squadre di club e sono degli emeriti bidoni. Immaginatevi Martinez con Conte, al posto di Matri, penso che Martinez sia già più forte. Immaginatevi Politano al posto di Giaccherini. Penso che Politano già abbia più colpi, più talento, più classe. Deve solo diventare più cattivo e la cattiveria, la tempra, le palle quadrate gliele può dare solo una persona, Antonio Conte. Quindi, nel caso dovesse rimanere Spalletti, diciamo che a me non piace, ma se lo merita. Nel caso dovessimo cambiare, non vogliamo i Gasperini, i Mazzari della situazione. Un solo nome, Antonio Conte. Ok? Sottoscrivete questo nome ed iscrivetevi e attivate la campanella a questo canale. Ciao ragazzi!